Bonjour, madame, mademoiselle et monsieur. Hello, you're watching BBC World News. I'm Nagel. قناة الجزيرة في قطر. Zapping. Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi da casa per la puntata di oggi, giovedì 7 maggio 2020. Parliamo di scuola, quindi sarà interessante se vorrete dirci quello che pensate. Parliamo di scuola con Virginia Caladic, che è la presidente nazionale della FIDAE, la Federazione delle Scuole Cattoliche Primarie e Secondarie. Presidente, buonasera e benvenuta a Zapping. Buonasera a tutti. Grazie. Allora, le vorrei chiedere innanzitutto questo. Dal vostro punto di vista, che cosa comporta, che cosa sta comportando la chiusura delle scuole che va avanti da marzo e arriverà fino a settembre? Quale perdita suggerisce, induce, diciamo, nelle generazioni dei ragazzi che si vedono, diciamo, allontanati dalle aule scolastiche per così tanto tempo? Beh, sicuramente le nostre aule, i nostri cortili non sentono più la loro vivacità, e questo ci manca. Sentiamo la loro assenza, ma loro sentono la mancanza della scuola. Pertanto il nostro impegno è proprio quello di dire a tutti i bambini, a tutti i ragazzi, che li stiamo aspettando. Ma è una situazione che è cambiata, una situazione nuova che con il coronavirus ci impone dei cambiamenti, e noi vogliamo dire a loro che li stiamo aspettando e stiamo preparando una scuola nuova, una scuola che li possa accogliere, che possa, ecco, fargli vivere l'esperienza dello stare insieme con gli altri, naturalmente nella sicurezza. Ecco, noi ci stiamo preparando a questo. Senta, le scuole paritarie della FIDAE raccolgono, credo, circa 225.000 studenti e 26.000 docenti. Il governo ha messo in campo misure che possono esservi utili come scuole paritarie in questo frangente? Cioè, siete soddisfatti del modo in cui si sta anche pensando al sistema delle scuole paritarie? Allora, se devo essere sincera, fino ad oggi, 7 maggio, siamo alquanto trasparenti per le normative, per le indicazioni, per il decreto Pur Italia di marzo. Le scuole paritarie sono state un po' trasparenti e io direi che hanno denunciato una discriminazione forte, perché io normalmente non amo parlare della scuola, ma amo parlare delle persone che fanno la scuola, che vivono la scuola, che sono i bambini, le bambine, i ragazzi, i giovani, le famiglie, i genitori, i docenti. Queste realtà sono cittadini italiani e non hanno trovato spazio di attenzione finora in nessun documento. Ecco, ma nello specifico, mi scusi Presidente, c'è qualcosa che è stato fatto per le scuole pubbliche che non è stato fatto invece per le scuole paritarie? Le parlo di un argomento, ecco, la didattica a distanza. Tutti siamo stati catapultati in una modalità diversa del fare scuola. E i docenti delle scuole paritarie, come quelli delle scuole statali, si sono impegnati. La loro passione educativa è diventato impegno ad improvvisarsi un modo nuovo di fare scuola. Non c'è stata differenza. Però il decreto Cur Italia di marzo, quando ha parlato di didattica a distanza, ha parlato espressamente solo di scuola statale. Io ricordo che stiamo vivendo il 20° anno della legge 62, che in Italia che cosa ha introdotto? Il sistema pubblico integrato, fatto di scuola statale e di scuola paritaria. Questa discriminazione, nel vedere così ben chiaro che la didattica a distanza è per sostenere questo modo di fare scuola nuovo, ha avuto soltanto un'attenzione per una parte del sistema pubblico integrato. Poi abbiamo chiaramente fatto sentire la nostra voce, abbiamo proposto degli emendamenti e siamo arrivati, ecco, a un riconoscimento di 2 milioni per le scuole paritarie, che vuol dire, sì, poco meno di 2,30 euro a bambino.
ma li accogliamo, sono semi, però lei capisce, non è la stessa cosa, perché i nostri bambini, le nostre bambine sono, vivono nelle famiglie che, come tutte le altre famiglie italiane, che hanno vissuto situazioni di difficoltà, ci sono stati genitori che hanno perso il lavoro, sono stati genitori che con lavoro autonomo che si sono ritrovati dall'oggi all'oggi in una situazione completamente diversa. E allora se noi mettiamo al centro le future generazioni, bambini, ragazzi, giovani, che in questo momento avevano bisogno e hanno bisogno di essere incontrati attraverso una modalità diversa di fare scuola, non possiamo creare differenze. Certo. Prego. Le volevo fare soltanto un'ultima domanda. Voi avete pensato ad un modo per riaprire i vostri spazi che possa riempire il tempo da adesso a quando a settembre si riaprirà ufficialmente? C'è un modo per magari aiutare le famiglie, quelle che lavoreranno, che dovranno tornare al lavoro? Sì, ci stiamo pensando anche in modo molto serio e molto impegnativo. Abbiamo creato una task force fatta di grandi esperti, domani appunto iniziamo una riflessione che parte dalle scuole paritarie, ma la apriamo a tutti, perché noi quando pensiamo ai ragazzi e ai giovani pensiamo alla scuola tutta. E questa attenzione vuole proprio pensare agli spazi, ai tempi della scuola e anche come riempire di contenuti questi spazi e questi tempi in un modo nuovo, in un modo diverso. Ci stiamo impegnando nei prossimi giorni, ecco, proprio su questo daremo delle informazioni, delle indicazioni e cammineremo insieme a chi vorrà unirsi con noi per preparare quella scuola nuova di cui ho parlato prima, una scuola che molto bene, Presidente. Ecco. La devo salutare, la ringrazio molto per essere stata con noi, Virginia Kalagic, Presidente Nazionale di FIDE. Buonasera, grazie e buon lavoro. Grazie e buonasera a tutti.